Torna a Sesto Fiorentino Giorni di Storia, il festival dedicato alla divulgazione che intreccia analisi storica e cronaca del presente, con un occhio rivolto alla vita civile e politica del nostro paese e del mondo, insieme a nomi autorevoli di cultura, politica, giornalismo e storiografia. Tra gli ospiti dell'edizione 2023, Fausto Bertinotti, Tommaso Montanari, Mimmo Franzinelli, Adelmo Cervi, Riccardo Michelucci e Guido Carpi. Appuntamento fino al 5 dicembre tra la Biblioteca Ernesto Ragionieri, il Teatro della Limonata e Villa San Lorenzo con talk, dibattiti, presentazioni, mostre, musica, proiezioni e teatro, oltre a incontri pensati per ragazze e ragazzi. Il tema dell'edizione 2023 è Rivolte e rivoluzioni, ce ne parlano gli organizzatori. Siamo alla seconda edizione del Festival di Storia, Giorni di Storia, un appuntamento a cui teniamo molto, fatto e composto da conferenze, approfondimenti con accademici, docenti, giornalisti, ma anche l'occasione per affrontare il tema della divulgazione scientifica della storia rivolta ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, ma anche per allargare il tiro ad altre forme di espressione artistica, teatro, cinema, musica, tutte occasioni per riflettere intorno al tema scelto quest'anno, che è Rivolte e Rivoluzioni, e appunto fornire un ricco calendario di approfondimenti culturali rivolto non solo alla nostra città, ma crediamo, come è stato l'anno scorso, che possa, diciamo, raccogliere un interesse molto più vasto rispetto al pubblico se stesse. Quello che mi preme sottolineare sono le lezioni anche rivolte alle insegnanti delle elementari e delle scuole medie per provare a dare degli strumenti anche nuovi agli insegnanti, appunto per appassionare i propri ragazzi, i propri bambini alla storia e per raccontare e per trasmettere lezioni di storia anche in modi diversi rispetto a come hanno fatto fino adesso, perché raccontare la storia e soprattutto farla capire, farla comprendere e capire l'importanza della storia è, a mio avviso, una delle cose più importanti in questo momento da trasmettere ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole elementari. Il fatto che un'amministrazione pubblica si prenda a cuore questo tema credo che sia molto importante. Ci saranno tante conferenze, avremo per esempio Fausto Bertinotti, avremo Roberto Michelucci, Guido Carpi e tanti altri accademici che potrete ovviamente vedere nel programma. Abbiamo aperto anche a nuove forme di divulgazione, dal teatro al cinema, arrivando anche alla musica. Tra i vari ospiti c'è anche Tommaso Montanari con il suo spettacolo Eretici, a cui partecipa anche Daniela Morozzi. Il tutto si svolgerà in diversi spazi della città, libreria Rinascita, principalmente nella sala della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, ma anche al Teatro della Limonaia, che appunto ospiterà degli eventi.